Luglio 1988. Mentre un incrociatore statunitense combatte nel Golfo Persico contro delle cannoniere iraniane, all'improvviso il suo radar intercetta un velivolo sconosciuto. È un aereo amico o nemico? Ci sono solo 7 minuti per scoprirlo. Mentre il velivolo si avvicina, la tensione aumenta. Il capitano deve prendere una difficile decisione: abbattere l'aereo o rischiare la vita del suo equipaggio. È un semplice volo a breve raggio, ma questo aereo passeggeri iraniano sta correndo un pericolo mortale. Fare fuoco con i cannoni. Il jet si avvicina a una zona di guerra dove la marina statunitense è impegnata in un combattimento. L'equipaggio è in stato di allerta. Qualunque avvicinamento è considerato una minaccia. Velivolo ancora in area. Vi state avvicinando a una nave da guerra della marina degli Stati Uniti. Si avvicina e scende a... Era un momento critico. State correndo un pericolo. Rischiavamo di morire. È a 23 chilometri. Il velivolo non risponde agli avvertimenti. L'Iran Air 655 sembra ignaro del pericolo. Nel 1988, dopo 8 anni di combattimenti, il conflitto tra Iran e Iraq è giunto a una fase di stallo. In questa guerra di logoramento, le esportazioni di petrolio rappresentano un obiettivo. Ora il controllo del Golfo Persico è soprattutto nelle mani degli Stati Uniti, che proteggono le petroliere dei paesi neutrali con oltre 30 navi da guerra. Il 3 luglio all'alba, dopo un mese di regolare pattugliamento, l'incrociatore statunitense Vincennes si dirige verso il porto del Bahrein. All'equipaggio spettano alcuni giorni di riposo e recupero. Ma mentre gli uomini attendono le vacanze del 4 luglio, il capitano di vascello Will Rogers è già in piedi e riceve dei rapporti inquietanti dai servizi segreti degli Stati Uniti riguardanti possibili azioni offensive dell'esercito iraniano durante questi giorni di festa. Pronto? Nella centrale operativa di combattimento del Vincennes, l'ufficiale di guardia ha ricevuto una comunicazione urgente da un'altra nave statunitense. Le cannoniere iraniane stanno assaltando un mercantile pakistano. Capitano, c'è bisogno di lei. Ci sono cattive notizie dal Montgomery. Arrivo. La fregata statunitense Elmer Montgomery è a nord del Vincennes, vicino allo stretto di Hormuz. In questo punto, spesso le cannoniere iraniane attaccano le petroliere che escono dal Golfo Persico. Il Vincennes è un incrociatore del valore di svariati miliardi di dollari, progettato per la protezione delle navi portaeree, ed è dotato di sistemi missilistici Mark 26, di missili antinave Harpoon, di 2 cannoni da 125 mm e di un sistema di attacco Phalanx, che esplode oltre 3.000 colpi al minuto. Ma è il suo radar ad alta tecnologia che lo rende speciale. È un radar di tipo Face Array, chiamato Spy 1, che può localizzare e inseguire più di 100 bersagli a più di 300 km di distanza. Secondo il parere di 2 membri dell'equipaggio, Mike Zunino e Mark Nilsson, il Vincennes è un'efficiente macchina da guerra. Ero orgoglioso di trovarmi su una nave che sembrava tecnicamente così sicura e quasi invincibile. Gli armamenti, il radar e tutto il resto erano all'avanguardia. Potevamo svolgere moltissime azioni. Nella centrale operativa di combattimento, il capitano di vascello Rogers sovrintende al sistema di comando e controllo computerizzato. Un grande monitor lo aggiorna in tempo reale sulla situazione tattica.
Il capitano di corvetta Guillory è il responsabile dell'azione tattica e si occupa del combattimento di superficie. Cosa abbiamo sullo schermo? Alcuni bogammer vicino al Montgomery e altri forse in avvicinamento a un mercantile. A quanto pare, più di 10 cannoniere bogammer stanno per attaccare una nave mercantile. Bogammer è il nome comune dei veloci motoscafi armati dalla Guardia Rivoluzionaria Iraniana, un reparto paramilitare fondamentalista. Sapevamo che avevano dei razzi e delle mitragliatrici e che se riuscivano ad avvicinarsi abbastanza potevano attaccare e causare gravi danni. Nel 1998 l'esercito iraniano arrivò ad attaccare ogni mese fino a 13 petroliere straniere allo scopo di impedire a Saddam Hussein di esportare il petrolio iracheno. Il capitano di vassello Rogers invia un elicottero chiamato Ocean Lord per accertarsi delle intenzioni delle cannoniere. Ricevuto. Rotta su Ocean Lord. Ocean Lord è un Sikorsky Sioux, un elicottero bimotore da ricognizione, con funzioni antisommergibile e antinave. Trinity Sword, vi vediamo. Ci avviciniamo al Montgomery. Il pilota di Ocean Lord individua le cannoniere, ma queste non sembrano minacciose. L'elicottero però si avvicina troppo a un'imbarcazione iraniana e questa immediatamente risponde con il fuoco di contraerea. Sparano! Trinity Sword, qui Ocean Lord, ci attaccano! Ci allontaniamo, passo! Qui Trinity Sword! Siete feriti? Confermate fuoco nemico, passo! Trinity Sword, nessun ferito. Confermiamo circa 10 colpi da parte delle cannoniere iraniane più a nord. Passo. Ocean Lord, qui Trinity Sword. Ritornate subito verso il Vincennes. Avviciniamoci a Ocean Lord alla massima velocità, rotta 330. In base alle regole di ingaggio degli Stati Uniti, Rogers ha la facoltà di rispondere col fuoco per autodifesa. Alla massima velocità. Ai posti di combattimento. Ufficiali di coperta, ai posti di combattimento. La situazione peggiora rapidamente. Quando fu dato l'allarme generale, furono chiusi i boccaporti e ognuno dovette rispettare un certo livello di difesa in caso di imprevisti. In questi casi si deve indossare l'elmetto e la maschera antigas. I marinai non possono girare per la nave, devono rimanere ai loro posti di combattimento. Dopo solo 6 minuti e mezzo dall'allarme generale, il Vincennes è già pronto per il combattimento. L'equipaggio è abituato alle esercitazioni, ma oggi il pericolo è reale. Una troupe televisiva della Marina si trova per caso sul ponte e riprende la nave che sfreccia a più di 30 nodi verso nord. Il capitano di vassello Rogers è pronto per uno scontro a fuoco con le cannoniere iraniane. È la prima volta che il Vincennes entra in azione e i risultati saranno disastrosi. 3 luglio 1998. L'incrociatore statunitense Vincennes si dirige a nord, verso lo stretto di Hormuz. Un'altra nave degli Stati Uniti ha rilevato attività ostili da parte delle cannoniere iraniane, che nel frattempo hanno fatto fuoco contro l'elicottero del Vincennes. Il capitano di vassello Rogers si trova nel golfo da poco più di un mese, ma si è già guadagnato una buona reputazione come comandante pronto a effettuare azioni intraprendenti. La sua nave è soprannominata l'incrociatore robot. Ai posti di combattimento. Intanto, a 87 km di distanza all'aeroporto iraniano di Bandar Abbas, il volo Iranair 655 aspetta di poter ritornare a Dubai con un viaggio di soli 28 minuti sullo stretto di Hormuz. Il 37enne Mohsen Rezaian è il comandante. Il fratello Hussein sa quanto è meticoloso nel lavoro. Aspettiamo il permesso per il decollo. Era molto contento del suo lavoro. Gli piaceva molto. Aveva già accumulato più di 10.000 ore di volo. Chiediamo un aggiornamento sul... Il volo del comandante Rezaian è in ritardo di 27 minuti sull'orario, perché un passeggero ha dei problemi con il visto. Presto questa attesa trarrà in inganno il Vincennes, nonostante i mezzi tecnologici di cui dispone.
Sul ponte, una troupe televisiva della Marina continua a filmare, mentre l'incrociatore si avvicina alla distanza di tiro delle cannoniere iraniane. L'elicottero dell'incrociatore è stato già attaccato, ma il capitano di vascello Rogers può aprire il fuoco solo se crede che la sua nave si trovi in pericolo. La foschia del golfo non permette di vedere cosa stiano facendo le cannoniere. Ma Rogers non è tenuto ad aspettare che le cannoniere facciano fuoco. Se crede che i Bogammar minacciano apertamente il Vincennes, potrà attaccare per primo. Quando virarono e iniziarono ad avanzare minacciosi ad alta velocità, chiedemmo il permesso di sparare un colpo di avvertimento. Qui è il Vincennes, chiediamo il permesso di attaccare i Bogammar. Il capitano di vascello Richard McKenna è responsabile dei combattimenti in superficie. Si trova a bordo della sua nave nel Bahrain e concede subito l'autorizzazione. L'elicottero era stato attaccato e questo bastava per rispondere al fuoco. Vincennes, qui Golf Sierra, permesso accordato. In quel caso le regole di ingaggio parlavano chiaro. Non c'era alcun dubbio sul da farsi. Ripeto, permesso accordato, passo. Golf Sierra, qui Vincennes, attacchiamo con i cannoni, traiettoria di tiro 4456, chiudo. Facciamo fuoco. Ore 9:43. Un normale momento di tensione nel Golfo Persico ora è diventato critico. Questa è la prima volta che l'equipaggio del Vincennes effettua un'azione di attacco. Anche se eravamo una nave da guerra, il combattimento era una di quelle eventualità che non ci saremmo mai aspettati. Ma capitò. Adesso le cannoniere rispondono al fuoco, ma i loro colpi non hanno efficacia. Il Vincennes e il Montgomery le affrontano insieme. Il combattimento è rapido, con frequenti cambi di rotta. Confermate il numero dei lanci. Ora il Vincennes e il Montgomery sono impegnati in una battaglia a tutto campo. Tutto ciò che si avvicina alle navi statunitensi è considerata una possibile minaccia. Effettuati 10 lanci. Il capitano di corvetta Scott Lustig ha il compito di avvertire il capitano di vascello di eventuali minacce aeree e sta monitorando un aereo che improvvisamente ha cambiato rotta e che ora si dirige verso il Vincennes. Un P3 iraniano a 112 km. L'aereo è stato identificato come un P3 Orion iraniano, un velivolo da ricognizione marittima a lungo raggio. Come da procedura, il Vincennes utilizza una frequenza militare per avvertire il P3 che è stato individuato. Questa è una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti. Dichiarate le vostre intenzioni. Qui P3 iraniano. Siamo in ricognizione. Ci allontaniamo. Il pilota promette di non avvicinarsi, ma Rogers sa che il P3 può ancora vedere il Vincennes sul radar e sospetta che possa precedere un attacco aereo iraniano. Il combattimento si fa sempre più pericoloso. Armate i cannoni. Colpiamo i Bogammar che si trovano a nord. Scott, controlla il P3. Intanto tutti i passeggeri sono a bordo del jet e il comandante Rezaian è pronto al decollo. La pista 5 è libera? Il 3 luglio da Bandar Abbas è prevista la partenza di 10 voli civili, ma recentemente l'aeroporto è utilizzato anche dagli F-14 iraniani. Secondo i servizi segreti statunitensi, la presenza di questi caccia costituisce una grande minaccia. Siamo pronti al decollo. Il comandante Rezaian è ignaro che il suo aereo si sta dirigendo verso un'area dove è in corso un combattimento. Pochi secondi dopo il decollo, il Vincennes individua il volo 65. Ma nonostante il suo sofisticato radar,
L'incrociatore non può sapere di che tipo di aereo si tratti. Anderson, il supervisore del sistema di identificazione, avvia la procedura che permette di capire se si tratta di un aereo nemico o amico. E si avvale di un sistema chiamato IFF. Il sistema IFF è un dispositivo di identificazione amico-nemico. Ogni aereo ha il suo codice e in base a questo è possibile conoscere la sua tipologia. Anderson sta per identificare il codice IFF del volo 655. Appena preme il pulsante, un impulso elettrico si propaga nell'atmosfera. I transponder dell'Iran Air rispondono automaticamente con un altro impulso che comunica il modo e il codice di identificazione che riveleranno se si tratta di un aereo amico o nemico. Il modo 1, 2 e 4 indicano un aereo militare. L'Iran Air ha comunicato il modo 3. Tutti gli aerei hanno il modo 3, quindi questo non è sufficiente per sapere se il velivolo è civile o militare. Sotto il modo 3 potrebbe anche nascondersi un aereo militare. Quindi Anderson controlla gli orari dei voli di linea per sapere se a quest'ora da Bandar Abbas è previsto il decollo di un aereo passeggeri. Ma non risulta. Aereo iraniano non identificato su rotta 203, velocità 303 nodi. Il Vincennes prova a contattare l'aereo via radio su una frequenza militare. Vi state avvicinando a una nave militare degli Stati Uniti in acque internazionali. Identificatevi, passo. Ma l'aereo non risponde. Nonostante la sua tecnologia, il Vincennes non è in grado di sintonizzarsi sulle frequenze del controllo del traffico aereo civile. Aereo non identificato su rotta 206, velocità 316 nodi. All'incrociatore non resta che provare a comunicare con il misterioso aereo sulle frequenze del traffico aereo civile internazionale. Qui nave militare degli Stati Uniti, non vi avvicinate! Il volo 655 ancora non risponde. Ogni minuto l'aereo si avvicina al Vincennes di 8 km. Anderson però si accorge che il segnale IFF del velivolo è cambiato e che ora il suo modo risulta essere 3 e 4 1100. Quindi controlla la lista dei codici e fa una scoperta inquietante. Il codice 1100 indica che l'aereo potrebbe essere un caccia iraniano F-14. Probabile modo 2 su rotta 4131-1101. Sembra un F-14. Probabile modo 2. Potrebbe essere un F-14. La centrale operativa di combattimento si mette subito in allarme. Sul monitor del capitano di vascello Rogers, ora l'aereo viene indicato come un caccia F-14. A distanza di 48 km, l'aereo e i suoi 290 passeggeri prendono quota sul Golfo Persico. Ma non sanno che c'è un problema di identificazione e che presto saranno in pericolo. Nella centrale operativa di combattimento, il volo 655 ora appare come un caccia nemico. Negli anni 70, gli Stati Uniti vendettero 80 F-14 allo Shah dell'Iran, all'epoca loro alleato, e questi caccia ora sono i più sofisticati delle forze aeree iraniane. Il Vincennes crede che si tratti di un attacco. Il capitano di corvetta Scott Lustig coordina le operazioni di attacco antiaereo e poiché l'aereo dista ormai solo 45 km, chiede al quartier generale il permesso di abbatterlo nel caso si avvicini troppo. Se non dovesse cambiare rotta, chiedo il permesso di attaccarlo a 37 km. Passo. D'accordo, ma prima ha lanciato un avvertimento. Passo. In mezzo all'oceano, un aereo che arriva fino a 37 km da una nave militare rappresenta un grande pericolo. Rogers sente aumentare la tensione. Ma proprio ora che dovrebbe concentrarsi su questa nuova minaccia, il combattimento con le cannoniere distrae la sua attenzione. C'è un problema. Abbiamo un problema con un cannone. Nel bel mezzo del combattimento il cannone del Vincennes si è inceppato. Virare! Ponte, qui centrale.
virare a babordo di 280 gradi, mantenere la velocità. Rogers è costretto a invertire la rotta ad alta velocità in modo che il cannone posteriore possa fronteggiare il fuoco nemico. La nave si inclinò e tutto ciò che non era legato saldamente cadde o scivolò verso le pareti. La virata fu così brusca che i marinai che si trovavano in piedi rischiarono di cadere. Cannone di poppa! Mentre Rogers è impegnato ad affrontare le cannoniere, il comandante Razayan sta portando il suo aereo all'altitudine di crociera. Dubai, 0715. Codice IFF 6760. Affermativo. Il pilota conferma che il velivolo sta trasmettendo il giusto codice di identificazione affinché i radar possano facilmente identificarlo. Intanto, nella centrale operativa di combattimento, il tenente di vascello Mumford nota che ora il velivolo trasmette il modo 3IFF. E pensa che, dopo tutto, non dovrebbe trattarsi di un aereo militare. Forse è un aereo civile. Rogers riceve l'avvertimento, ma è ancora preoccupato perché il velivolo non risponde. L'aereo fu avvertito più volte, ma non rispondeva, e i minuti in quei casi passano in fretta. Se ci fosse stato più tempo, avremmo potuto controllare meglio. Velivolo non identificato. Appena il volo 655 oltrepassa il limite dei 37 km, il Vincennes lo avverte che se non cambierà rotta lo attaccherà. A 37 km potreste subire un attacco difensivo da parte degli Stati Uniti. Non avvicinatevi. Ora Rogers ha la facoltà di abbattere l'aereo. Capitano, attacchiamo? Il bersaglio è a 37 km. Capitano, attacchiamo? Negativo. Rogers ha cancellato l'attacco perché crede che l'aereo possa ancora rispondere agli avvertimenti. Ma questa debole speranza viene subito delusa. Il sergente Leach coordina le informazioni tattiche e il suo compito è di controllare che i tracciati aerei siano corretti. Ora si appresta a comunicare la conferma definitiva. È un aereo nemico. Sta scendendo! Nota che l'aereo scende dritto verso di loro. È un classico profilo di attacco. A quel punto eravamo in pericolo. Era molto vicino. Era circa 30 km e da una distanza così ravvicinata avrebbe potuto facilmente attaccarci. Correvamo un rischio. Aereo iraniano su rotta 211, velocità... Si trova quasi a 23 km. Vi parla una nave della Marina degli Stati Uniti. Rischiavamo di morire. Durante tutta quell'attesa la tensione era aumentata. Eravamo tutti molto preoccupati. Nave da guerra degli Stati Uniti, potremmo attaccarvi. Velivolo in area, scende a 300 metri al chilometro, si trova a 23 chilometri. Ci chiedevamo cosa avrebbe fatto il capitano e come sarebbe andata a finire. Adesso l'Iranair 655 esce dal radar di Bandar Abbas. Buon viaggio. Grazie, buon lavoro. Si avvicina. C'è un Bogamar. A 042. Velivolo a 20 km. Continua a scendere. Il tempo passava in fretta e bisognava fare qualcosa. Quando l'aereo raggiunse i 18 chilometri, dovetti prendere una decisione, o sarebbe stato troppo tardi.
È il momento della verità. Rogers gira la chiave per l'autorizzazione all'attacco. Colpire il bersaglio a 4131. Devo colpire l'aereo? Affermativo. Missili, partiti! Aereo iraniano su rotta 209, velocità 353 nodi. Appena parte l'ultimo messaggio di avvertimento sulle frequenze militari, Rogers si prepara a premere il pulsante che distruggerà i missili nel caso in cui l'aereo risponda. Dieci secondi all'impatto. Il ponte conferma che i missili sono andati a segno. L'aereo che credevano li stesse per attaccare è stato distrutto. Il capitano di vascello Rogers crede di aver salvato il suo equipaggio. Ma questa è tutt'altro che la verità. Per mettere in salvo la sua nave, ha preso una decisione che sconvolgerà il mondo. Si avvicina. Durante un combattimento con le cannoniere iraniane nel Golfo Persico, il Vincennes ha intercettato un aereo in avvicinamento. Nella centrale operativa di combattimento della nave, il velivolo è stato erroneamente identificato come un caccia iraniano F-14. L'aereo non ha risposto agli avvertimenti e il capitano di vascello Will Rogers lo ha abbattuto. Ma Rogers ha commesso un tragico errore. Ha distrutto un aereo passeggeri iraniano che volava in uno spazio aereo internazionale. L'equipaggio e i suoi 290 passeggeri sono tutti morti. La televisione iraniana trasmette le strazianti immagini dei corpi che galleggiano nelle acque del Golfo. Rogers dovrà sopportare un pesante fardello. Se è stato commesso qualche errore, tutta la responsabilità sarà sua. Tra i familiari delle vittime c'è un grande sconforto. Hussein, il fratello maggiore del comandante Rezaian, cerca di identificarne il corpo in una camera mortuaria di Bandar Abbas. Mentre ero lì, mi sforzavo di pensare ad altro, ma poi vidi quei corpi e non riuscii a controllarmi. Era impossibile non pensare a quella tragedia. Il corpo del comandante Rezaian non fu mai ritrovato. La nostra famiglia è rimasta sconvolta, soprattutto i suoi figli, la moglie e i miei genitori. Ogni giorno ci domandiamo il perché di una simile tragedia. Il disastro è uno scandalo internazionale. Tutto il mondo vuole sapere come abbia potuto un incrociatore dotato di un sistema di combattimento così sofisticato confondere un aereo di linea con un caccia iraniano.
Capitano, giuri che quanto affermerà in questo processo sarà... Il governo degli Stati Uniti affida all'ammiraglio di divisione William Fogerty l'inchiesta che dovrà svelare le ragioni del disastro. Pensai subito ad una tragedia. Mi colpì soprattutto l'enorme responsabilità che gravava su di me. Tutta la verità e nient'altro che la verità. Lo giuro. L'inchiesta viene condotta in base al codice di giustizia militare unificato e le accuse sono gravi. Il giornalista Roger Charles, un ex ufficiale della Marina, ha esaminato gli atti dell'inchiesta. Tutta l'attenzione era puntata sul capitano di un incrociatore molto costoso che ora poteva rischiare la corte marziale o addirittura la prigione. I collaboratori dell'ammiraglio Fogerty esaminano le procedure dell'equipaggio del Vincennes da un punto di vista giuridico. Quando il volo 655 compare sul radar, il Vincennes è impegnato nel combattimento contro le cannoniere iraniane. Ogni velivolo nel raggio di 100 km viene monitorato per assicurarsi che non rappresenti una minaccia. Quindi Anderson, il supervisore del sistema di identificazione, controlla gli orari di partenza dei voli di linea per sapere se è un aereo civile. Ma ha dei dubbi. La lista dei voli è redatta nell'ora locale, ma Anderson non sa se l'orario indicato è quello di Bandar Abbas o del Bahrain, che è utilizzato anche sul Vincennes. C'era un ritardo di 30 minuti sulla partenza del volo 655, perché un passeggero aveva avuto dei problemi con il visto, e c'erano altri 30 minuti di differenza dovuti al fuso orario. Quindi nell'arco di un'ora ad Anderson non risultava il passaggio di nessun aereo sul Vincennes. Il dispositivo IFF dovrebbe essere in grado di individuare un velivolo nemico e per Fogerty è fondamentale capire come sia stato possibile confondere un aereo di linea con un Modo 3 con un caccia con un Modo 2. Credeva che fosse un aereo passeggeri? Ero convinto che non lo fosse. Perché? Perché segnalava il modo 2. E per lei questo è l'indicatore principale? Sì, signore. Dai servizi segreti, Fogerty apprende che poco prima del decollo del volo 655, sulla pista di Bandar Abbas compare anche un F-14 iraniano. Risulta che Anderson, prima di agganciare la traccia del volo 655 al momento del decollo, abbia agganciato quella dell'F-14 per quasi 90 secondi. Anche se l'aereo passeggeri si muove verso il Vincennes, in realtà il dispositivo legge ancora il segnale di identificazione del caccia fermo all'aeroporto. È un errore umano causato da un semplice simbolo sullo schermo di questo avanzato incrociatore. Anderson aveva lasciato agganciato il caccia che si trovava ancora a Bandar Abbas. Quindi, con ogni probabilità, il modo 2 era trasmesso dall'F-14, pronto a partire dopo l'Iran Air. Rogers aveva già ricevuto informazioni di un probabile attacco durante la festività del 4 luglio. E ora questo F-14 sembra la conferma definitiva. Crede che il caccia e le cannoniere facciano parte di uno stesso piano di attacco ai danni del Vincennes. Forse è un aereo civile. Questo è il motivo per cui Rogers dà poco peso alla possibilità che si tratti di un aereo passeggeri. Ricorda l'avvertimento "forse è un aereo civile"? Sì, lo ricordo bene. E sollevai la mano per fargli sapere che avevo sentito. Ma confermò l'ordine di attacco? Sì, signore. Perché? Ogni informazione mi era utile. L'IFF indicava 1100, ma pensai che arrivati a quel punto un caccia F-14 o un Falker di solito ci rispondevano. Aereo iraniano su rotta 211. In tutto il Vincennes trasmette 10 avvertimenti radio. Perché il volo 655 non risponde? Sappiamo con certezza che l'aereo non ha mai risposto. E Rogers aspettava la conferma che si trattasse di un aereo passeggeri. Ma non arrivò.
Aereo iraniano non identificato su rotta. Ma il Vincennes trasmette 7 avvertimenti su una frequenza militare che il volo 655 non può ricevere. Il velivolo non aveva la strumentazione per ricevere una frequenza militare. Gli aerei di linea non ne sono dotati, non ne hanno bisogno. Il Vincennes trasmette solo 3 avvertimenti sulle frequenze civili. Ma l'aereo non capisce che la nave sta provando a contattarlo. Aereo non identificato su rotta 206, velocità 350 nodi, altitudine. Gli operatori radio del Vincennes trasmettono la velocità al suolo del velivolo. Siamo a 37 km da voi. Potreste subire un attacco difensivo da parte degli Stati Uniti. Ma la strumentazione del comandante Rezaian mostra la velocità di volo, che è un valore relativo. La velocità di volo indicata potrebbe essere stata inferiore di 50 nodi a quei 350 al suolo comunicati dal Vincennes. Quindi il pilota era convinto che non stessero comunicando con il suo aereo e che avessero identificato un P3 o forse un altro velivolo. Per tutto il volo, l'Iran Air 655 trasmette il suo codice IFF, la sequenza numerica che permette di identificare l'aereo. Se il Vincennes avesse comunicato il codice, il comandante Rezaian avrebbe capito che la nave stava chiamando il suo aereo. Ma la Marina statunitense non impone ai suoi operatori radio l'utilizzo di questo codice nelle comunicazioni con gli aerei civili. Appena il volo 655 si avvicina alla nave... Capitano, attacchiamo? Su Rogers aumenta la pressione. Il bersaglio è a 37 km. Il capitano guardò il timer e attese fino all'ultimo istante e si chiese: attacchiamo o dobbiamo aspettare? Ma se avesse aspettato, avrebbe messo in pericolo l'equipaggio e la nave. Il motivo principale che spinge Rogers ad aprire il fuoco è il fatto che l'aereo sta scendendo verso il Vincennes, come se stesse per attaccarlo. Sta scendendo! Questa è la conferma. E gli inquirenti chiedono spiegazioni a Leach, che coordina le informazioni tattiche. Lei ha rilevato che l'aereo stava scendendo? Sì, signore, scendeva. In altre parole, lei ha seguito l'aereo per tutta la sua discesa. Sì, signore. Come la scatola nera di un aereo, anche i computer del Vincennes hanno registrato i dati apparsi sugli schermi della centrale operativa di combattimento. Queste registrazioni mostrano che il volo 655 non è mai sceso. Il fatto che l'aereo in realtà stava salendo fu una scoperta che ci sorprese. Sta scendendo. Perché è stato annunciato che l'aereo stava scendendo quando invece prendeva quota? Fogarty invia sul Vincennes un'equipe di dottori, tra cui uno psichiatra. La loro impressione è che nella tragedia abbia influito la condizione psicologica definita realizzazione dello scenario. Si trova a 23 chilometri. Quando si crede fortemente che qualcosa debba accadere, nonostante l'evidenza indichi il contrario, si finisce davvero col crederci. Se quel giorno fossero stati controllati i monitor, si sarebbe capito che l'aereo non stava scendendo secondo un classico profilo di attacco, ma che stava invece continuando a salire. Ma nessuno lo fece. C'è una discrepanza tra quello che indicano i dati di volo e quanto è stato riscontrato sul Vincennes. Sa darmi una spiegazione? Questa differenza mi sconcerta, signore. Ci ho riflettuto molto. E ora capisco che per me quei dati non significavano nulla, perché reagivo in base ai colleghi dei quali mi fidavo. E quando annunciarono che l'altitudine diminuiva e la velocità aumentava, gli credetti. E poi a mia volta lo dissi all'ufficiale in comando. Quindi il capitano di corvetta Lustig ha creduto alle parole dei suoi uomini e il capitano di vascello Rogers ha creduto a lui.
La mia fiducia nel capitano di corvetta Lusting mi confermò la pericolosità del velivolo. E a 16 chilometri non potevo più aspettare e ordinai di aprire il fuoco. Quando controllai quanto tempo avessi avuto per decidere e tutte le informazioni ricevute dai suoi uomini, pensai che avesse preso la decisione giusta, motivata da una costante preoccupazione. Non voglio che la nave sia attaccata. Colpire il bersaglio a 4131. Il sofisticato sistema di combattimento della nave fornisce all'equipaggio informazioni corrette, ma la paura ha dato vita a una minaccia inesistente. Dopo un mese, l'inchiesta dell'ammiraglio Fogarty viene chiusa e stabilisce che l'abbattimento dell'Iran Air 655 non è dovuto a negligenza o colpa del personale della Marina degli Stati Uniti. Il capitano di vascello Rogers ha agito con prudenza, considerate le informazioni che gli erano state fornite e il poco tempo disponibile per decidere. Fogarty crede che l'Iran abbia una parte di responsabilità per aver permesso a un aereo civile il sorvolo di una zona di combattimento. Il governo degli Stati Uniti pubblica una versione dell'inchiesta di Fogarty, dove omette però un dettaglio fondamentale. Un elemento che getterà una luce completamente nuova sulla tragedia del volo 655. Capitano, c'è bisogno di lei. Cattive notizie dal Montgomery. Arrivo. Quando il capitano Rogers sente che le cannoniere iraniane stanno attaccando una nave mercantile, la sua nave si trova molto più a sud del Montgomery ed è diretta al porto del Bahrain. Golf Sierra, qui Vincennes. Chiediamo il permesso di entrare in supporto del Montgomery. Passo. Rogers chiede a McKenna, il responsabile dei combattimenti di superficie, il permesso di dirigersi a nord per aiutare il Montgomery, ma lo autorizza solo a inviare l'elicottero per una perlustrazione. Ricevuto. Rotta su Ocean Lord. Il capitano di vascello McKenna si preoccupa quando apprende che il Vincennes ha invertito la rotta e si è avvicinato al Montgomery e dà l'ordine di lasciare lì l'elicottero e di tornare indietro immediatamente. Personalmente credo che la loro volontà fosse di entrare in azione quando si avvicinarono al Montgomery. La situazione era sotto controllo e nonostante il mio ordine decisero da soli di cambiare la loro posizione. Penso che a quel punto, e come me la pensano molte altre persone, credo che molto probabilmente volessero cacciarsi nei guai. Sparano! Trinity Sword, qui Ocean Lord, ci attaccano! Ma le cannoniere iraniane hanno fatto fuoco contro l'elicottero del Vincennes e la situazione cambia. Avviciniamoci a Ocean Lord alla massima velocità. Le regole di ingaggio ora consentono a Rogers di rispondere con la forza. Ai posti di combattimento. Il Vincennes adesso è autorizzato a inseguire le cannoniere. Ma dove si sta dirigendo? Nel 1990 Roger Charles ottiene dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale una copia del rapporto riservato sull'abbattimento dell'Iran Air 655, che riporta le coordinate del Vincennes. Quando Charles controlla la posizione dell'incrociatore, rimane sorpreso. Al momento dell'abbattimento, il Vincennes si trovava all'interno delle acque territoriali iraniane di 4 chilometri. Inseguendo le cannoniere nel territorio iraniano, Rogers inavvertitamente ha portato il Vincennes esattamente nella traiettoria del volo 655. Se Rogers non avesse deciso di attaccare le cannoniere, ovviamente il volo 655 non sarebbe caduto. Non ci sarebbero state azioni di superficie. E Rogers avrebbe potuto utilizzare gli schermi del radar solo per monitorare
la situazione aerea e avrebbe avuto tutto il tempo per accertarsi che si trattava di un aereo passeggeri. Nonostante la tragedia, gli uomini del Vincennes sono accolti come degli eroi al loro ritorno nel porto di San Diego. Capitano, attacchiamo. Il capitano di corvetta Lustig riceve una medaglia al merito di Marina per aver mantenuto calma e compostezza durante il combattimento. Colpire il bersaglio a 4131. Il capitano di vascello Rogers riceve la legione di merito come comandante del Vincennes. Ora entrambi sono andati in pensione. Ogni anno nel Golfo Persico le famiglie delle vittime del volo 655 commemorano i loro cari. Per Hussein Rezaian, il fratello del comandante dell'aereo, il tempo non ha cancellato il suo dolore. Mi sento oggi come allora, anche se ho provato a dedicarmi ad altro, per non pensare a quella che rimane un'indimenticabile tragedia umana. Dopo 17 anni, l'orrore di quanto è accaduto quel giorno ancora ci perseguita. In un mondo dove la tecnologia diventa sempre più sofisticata, la paura, un istinto fondamentale dell'uomo, può provocare le più terribili tragedie. Luglio 1988. Mentre un incrociatore statunitense combatte nel Golfo Persico contro delle cannoniere iraniane, all'improvviso il suo radar intercetta un velivolo sconosciuto. È un aereo amico o nemico? Ci sono solo 7 minuti per scoprirlo. Mentre il velivolo si avvicina, la tensione aumenta. Il capitano deve prendere una difficile decisione: abbattere l'aereo o rischiare la vita del suo equipaggio. È un semplice volo a breve raggio, ma questo aereo passeggeri iraniano sta correndo un pericolo mortale. Fare fuoco con i cannoni! Il jet si avvicina a una zona di guerra dove la marina statunitense è impegnata in un combattimento. L'equipaggio è in stato di allerta. Qualunque avvicinamento è considerato una minaccia. Velivolo ancora in area. Vi state avvicinando a una nave da guerra della marina degli Stati Uniti. Si avvicina e scende a... Era un momento critico. State correndo un pericolo. Rischiavamo di morire. È a 23 chilometri. Il velivolo non risponde agli avvertimenti. L'Iran Air 655 sembra ignaro del pericolo. Nel 1988, dopo 8 anni di combattimenti, il conflitto tra Iran e Iraq è giunto a una fase di stallo. In questa guerra di logoramento, le esportazioni di petrolio rappresentano un obiettivo. Ora il controllo del Golfo Persico è soprattutto nelle mani degli Stati Uniti, che proteggono le petroliere dei paesi neutrali con oltre 30 navi da guerra.
Il 3 luglio all'alba, dopo un mese di regolare pattugliamento, l'incrociatore statunitense Vincennes si dirige verso il porto del Bahrein. All'equipaggio spettano alcuni giorni di riposo e recupero. Ma mentre gli uomini attendono le vacanze del 4 luglio, il capitano di vascello Will Rogers è già in piedi e riceve dei rapporti inquietanti dai servizi segreti degli Stati Uniti riguardanti possibili azioni offensive dell'esercito iraniano durante questi giorni di festa. Pronto? Nella centrale operativa di combattimento del Vincennes, l'ufficiale di guardia ha ricevuto una comunicazione urgente da un'altra nave statunitense. Le cannoniere iraniane stanno assaltando un mercantile pakistano. Capitano, c'è bisogno di lei. Ci sono cattive notizie dal Montgomery. Arrivo. La fregata statunitense Elmer Montgomery è a nord del Vincennes, vicino allo stretto di Hormuz. In questo punto, spesso le cannoniere iraniane attaccano le petroliere che escono dal Golfo Persico. Il Vincennes è un incrociatore del valore di svariati miliardi di dollari, progettato per la protezione delle navi portaeree, ed è dotato di sistemi missilistici Mark 26, di missili antinave Harpoon, di due cannoni da 125 mm e di un sistema di attacco Phalanx che esplode oltre 3.000 colpi al minuto. Ma è il suo radar ad alta tecnologia che lo rende speciale. È un radar di tipo Face Gallery, chiamato Spy 1, che può localizzare e inseguire più di 100 bersagli a più di 300 km di distanza. Secondo il parere di due membri dell'equipaggio, Mike Zunino e Mark Nilsson, il Vincennes è un'efficiente macchina da guerra. Ero orgoglioso di trovarmi su una nave che sembrava tecnicamente così sicura e quasi invincibile. Gli armamenti, il radar e tutto il resto erano all'avanguardia. Potevamo svolgere moltissime azioni. Nella centrale operativa di combattimento, il capitano di vascello Rogers sovrintende al sistema di comando e controllo computerizzato. Un grande monitor lo aggiorna in tempo reale sulla situazione tattica. Il capitano di corvetta Guillory è il responsabile dell'azione tattica e si occupa del combattimento di superficie. Cosa abbiamo sullo schermo? Alcuni bogammar vicino al Montgomery e altri forse in avvicinamento a un mercantile. A quanto pare, più di 10 cannoniere bogammar stanno per attaccare una nave mercantile. Bogammar è il nome comune dei veloci motoscafi armati dalla Guardia Rivoluzionaria Iraniana, un reparto paramilitare fondamentalista. Sapevamo che avevano dei razzi e delle mitragliatrici e che se riuscivano ad avvicinarsi abbastanza potevano attaccare e causare gravi danni. Nel 1998 l'esercito iraniano arrivò ad attaccare ogni mese fino a 13 petroliere straniere, allo scopo di impedire a Saddam Hussein di esportare il petrolio iracheno. Il capitano di vascello Rogers invia un elicottero chiamato Ocean Lord per accertarsi delle intenzioni delle cannoniere. Ricevuto. Rotta su Ocean Lord. Ocean Lord è un Sikorsky Seahawk, un elicottero bimotore da ricognizione, con funzioni antisommergibile e antinave. Trinity Sword, vi vediamo. Ci avviciniamo al Montgomery. Il pilota di Ocean Lord individua le cannoniere, ma queste non sembrano minacciose. L'elicottero però si avvicina troppo a un'imbarcazione iraniana e questa immediatamente risponde con il fuoco di contraerea. Sparano! Trinity Sword, qui Ocean Lord, ci attaccano! Ci allontaniamo, passo! Qui Trinity Sword! Siete feriti? Confermate fuoco nemico, basso. Trinity Sword, nessun ferito. Confermiamo circa 10 colpi da parte delle cannoniere iraniane più a nord, passo. Ocean Lord, qui Trinity Sword, ritornate subito verso il Vincennes. Avviciniamoci a Ocean Lord alla massima velocità, rotta 330. In base alle regole di ingaggio degli Stati Uniti, Rogers ha la facoltà di rispondere col fuoco per autodifesa. Alla massima velocità. Ai posti di combattimento. Ufficiali di coperta, ai posti di combattimento. La situazione peggiora rapidamente.
Quando fu dato l'allarme generale, furono chiusi i boccaporti e ognuno dovette rispettare un certo livello di difesa in caso di imprevisti. In questi casi si deve indossare l'elmetto e la maschera antigas. I marinai non possono girare per la nave, devono rimanere ai loro posti di combattimento. Dopo solo 6 minuti e mezzo dall'allarme generale, il Vincennes è già pronto per il combattimento. L'equipaggio è abituato alle esercitazioni, ma oggi il pericolo è reale. Una troupe televisiva della Marina si trova per caso sul ponte e riprende la nave che sfreccia a più di 30 nodi verso nord. Il capitano di vascello Rogers è pronto per uno scontro a fuoco con le cannoniere iraniane. È la prima volta che il Vincennes entra in azione e i risultati saranno disastrosi. 3 luglio 1998. L'incrociatore statunitense Vincennes si dirige a nord, verso lo stretto di Hormuz. Un'altra nave degli Stati Uniti ha rilevato attività ostili da parte delle cannoniere iraniane, che nel frattempo hanno fatto fuoco contro l'elicottero del Vincennes. Il capitano di vascello Rogers si trova nel Golfo da poco più di un mese, ma si è già guadagnato una buona reputazione come comandante pronto a effettuare azioni intraprendenti. La sua nave è soprannominata l'incrociatore robot. Ai posti di combattimento. Intanto, a 87 km di distanza all'aeroporto iraniano di Bandar Abbas, il volo Iranair 655 aspetta di poter ritornare a Dubai con un viaggio di soli 28 minuti sullo stretto di Hormuz. Il 37. Qui P3 iraniano, siamo in ricognizione. Ci allontaniamo. Il pilota promette di non avvicinarsi, ma Rogers sa che il P3 può ancora vedere il Vincennes sul radar e sospetta che possa precedere un attacco aereo iraniano. Il combattimento si fa sempre più pericoloso. Armate i cannoni. Colpiamo i Bogammar che si trovano a nord. Scott, controlla il P3. Intanto tutti i passeggeri sono a bordo del jet e il comandante Rezaian è pronto al decollo. La pista 5 è libera? Il 3 luglio da Bandar Abbas è prevista la partenza di 10 voli civili, ma recentemente l'aeroporto è utilizzato anche dagli F-14 iraniani. Secondo i servizi segreti statunitensi, la presenza di questi caccia costituisce una grande minaccia. Siamo pronti al decollo. Il comandante Rezaian è ignaro che il suo aereo si sta dirigendo verso un'area dove è in corso un combattimento. Pochi secondi dopo il decollo, il Vincennes individua il volo 65. Ma nonostante il suo sofisticato radar, l'incrociatore non può sapere di che tipo di aereo si tratti. Anderson, il supervisore del sistema di identificazione, avvia la procedura che permette di capire se si tratta di un aereo nemico o amico. Si avvale di un sistema chiamato IFF. Il sistema IFF è un dispositivo di identificazione amico-nemico. Ogni aereo ha il suo codice e in base a questo è possibile conoscere la sua tipologia. Anderson sta per identificare il codice IFF del volo 655. Appena preme il pulsante, un impulso elettrico si propaga nell'atmosfera. I transponder dell'Iranair rispondono automaticamente con un altro impulso che comunica il modo e il codice di identificazione che riveleranno se si tratta di un aereo amico o nemico. Il modo 1, 2 e 4 indicano un aereo militare. L'Iranair ha comunicato il modo 3. Tutti gli aerei hanno il modo 3, quindi questo non è sufficiente per sapere se il velivolo è civile o militare. Sotto il modo 3 potrebbe anche nascondersi un aereo militare. Quindi Anderson controlla gli orari dei voli di linea per sapere se a quest'ora da Bandar Abbas è previsto il decollo di un aereo passeggeri. Ma non risulta. Aereo iraniano non identificato su rotta 203, velocità 303 nodi. Il Vincennes prova a contattare l'aereo via radio su una frequenza militare.
Vi state avvicinando a una nave militare degli Stati Uniti in acque internazionali. Identificatevi, passo. Ma l'aereo non risponde. Nonostante la sua l'elicottero dell'incrociatore è stato già attaccato, ma il capitano di vascello Rogers può aprire il fuoco solo se crede che la sua nave si trovi in pericolo. La foschia del golfo non permette di vedere cosa stiano facendo le cannoniere. Ma Rogers non è tenuto ad aspettare che le cannoniere facciano fuoco. Se crede che i Bogammar minacciano apertamente il Vincennes, potrà attaccare per primo. Quando virarono e iniziarono ad avanzare minacciosi ad alta velocità, chiedemmo il permesso di sparare un colpo di avvertimento. Qui è il Vincennes, chiediamo il permesso di attaccare i Bogammar. Il capitano di vascello Richard McKenna è responsabile dei combattimenti in superficie. Si trova a bordo della sua nave nel Bahrain e concede subito l'autorizzazione. L'elicottero era stato attaccato e questo bastava per rispondere al fuoco. Vincennes, qui Golf Sierra, permesso accordato. In quel caso le regole di ingaggio parlavano chiaro. Non c'era alcun dubbio sul da farsi. Ripeto, permesso accordato, passo. Golf Sierra, qui Vincennes, attacchiamo con i cannoni, traiettoria di tiro 4456, chiudo. Facciamo fuoco. Ore 9:43. Un normale momento di tensione nel Golfo Persico ora è diventato critico. Questa è la prima volta che l'equipaggio del Vincennes effettua un'azione di attacco. Anche se eravamo una nave da guerra, il combattimento era una di quelle eventualità che non ci saremmo mai aspettati. Ma capitò. Adesso le cannoniere rispondono al fuoco, ma i loro colpi non hanno efficacia. Il Vincennes e il Montgomery le affrontano insieme. Il combattimento è rapido, con frequenti cambi di rotta. Confermate il numero dei lanci. Ora il Vincennes e il Montgomery sono impegnati in una battaglia a tutto campo. Tutto ciò che si avvicina alle navi statunitensi è considerata una possibile minaccia. Effettuati 10 lanci. Il capitano di corvetta Scott Lustig ha il compito di avvertire il capitano di vascello di eventuali minacce aeree e sta monitorando un aereo che improvvisamente ha cambiato rotta e che ora si dirige verso il Vincennes. Un P3 iraniano a 112 km. L'aereo è stato identificato come un P3 Orion iraniano, un velivolo da ricognizione marittima a lungo raggio. Come da procedura, il Vincennes utilizza una frequenza militare per avvertire il P3 che è stato individuato. Questa è una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti. Dichiarate le vostre intenzioni. Sparano! Trinity Sword, qui Ocean Lord, ci attaccano! Ci allontaniamo, passo! Qui Trinity Sword. Siete feriti? Confermate fuoco nemico, basso. Trinity Sword, nessun ferito. Confermiamo circa 10 colpi da parte delle cannoniere iraniane più a nord, passo. Ocean Lord, qui Trinity Sword. Ritornate subito verso il Vincennes. Avviciniamoci a Ocean Lord alla massima velocità, rotta 330. In base alle regole di ingaggio degli Stati Uniti, Rogers ha la facoltà di rispondere col fuoco per autodifesa. Alla massima velocità. Ai posti di combattimento. Ufficiali di coperta, ai posti di combattimento. La situazione peggiora rapidamente. Quando fu dato l'allarme generale, furono chiusi i boccaporti e ognuno dovette rispettare un certo livello di difesa in caso di imprevisti. In questi casi si deve indossare l'elmetto e la maschera antigas. I marinai non possono girare per la nave, devono rimanere ai loro posti di combattimento. Dopo solo 6 minuti e mezzo dall'allarme generale,
Il Vincennes è già pronto per il combattimento. L'equipaggio è abituato alle esercitazioni, ma oggi il pericolo è reale. Una troupe televisiva della Marina si trova per caso sul ponte e riprende la nave che sfreccia a più di 30 nodi verso nord. Il capitano di vascello Rogers è pronto per uno scontro a fuoco con le cannoniere iraniane. È la prima volta che il Vincennes entra in azione e i risultati saranno disastrosi. 3 luglio 1998. L'incrociatore statunitense Vincennes si dirige a nord, verso lo stretto di Hormuz. Un'altra nave degli Stati Uniti ha rilevato attività ostili da parte delle cannoniere iraniane, che nel frattempo hanno fatto fuoco contro l'elicottero del Vincennes. Il capitano di vascello Rogers si trova nel Golfo da poco più di un mese, ma si è già guadagnato una buona reputazione come comandante pronto a effettuare azioni intraprendenti. La sua nave è soprannominata l'incrociatore robot. Ai posti di combattimento. Intanto, a 87 km di distanza all'aeroporto iraniano di Bandar Abbas, il volo Iranair 655 aspetta di poter ritornare a Dubai con un viaggio di soli 28 minuti sullo stretto di Hormuz. Il 37enne Mohsen Rezaian è il comandante. Il fratello Hussein sa quanto è meticoloso nel lavoro. Aspettiamo il permesso per il decollo. Era molto contento del suo lavoro. Gli piaceva molto. Aveva già accumulato più di 10.000 ore di volo. Chiediamo un aggiornamento sul... Il volo del comandante Rezaian è in ritardo di 27 minuti sull'orario, perché un passeggero ha dei problemi con il visto. Presto questa attesa trarrà in inganno il Vincennes, nonostante i mezzi tecnologici di cui dispone. Sul ponte, una troupe televisiva della Marina continua a filmare, mentre l'incrociatore si avvicina alla distanza di tiro delle cannoniere iraniane. Capitano, c'è bisogno di lei. Ci sono cattive notizie dal Montgomery. Arrivo. La fregata statunitense Elmer Montgomery è a nord del Vincennes, vicino allo stretto di Hormuz. In questo punto, spesso le cannoniere iraniane attaccano le petroliere che escono dal Golfo Persico. Il Vincennes è un incrociatore del valore di svariati miliardi di dollari, progettato per la protezione delle navi portaeree, ed è dotato di sistemi missilistici Mark 26, di missili antinave Harpoon, di due cannoni da 125 mm e di un sistema di attacco Phalanx, che esplode oltre 3.000 colpi al minuto. Ma è il suo radar ad alta tecnologia che lo rende speciale. È un radar di tipo Face Dummy, chiamato Spy 1, che può localizzare e inseguire più di 100 bersagli a più di 300 km di distanza. Secondo il parere di due membri dell'equipaggio, Mike Zunino e Mark Nilsson, il Vincennes è un'efficiente macchina da guerra. Ero orgoglioso di trovarmi su una nave che sembrava tecnicamente così sicura e quasi invincibile. Gli armamenti, il radar e tutto il resto erano all'avanguardia. Potevamo svolgere moltissime azioni. Nella centrale operativa di combattimento, il capitano di vascello Rogers sovrintende al sistema di comando e controllo computerizzato. Un grande monitor lo aggiorna in tempo reale sulla situazione tattica. Il capitano di corvetta Guillory è il responsabile dell'azione tattica e si occupa del combattimento di superficie. Cosa abbiamo sullo schermo? Alcuni Bogammer vicino al Montgomery e altri forse in avvicinamento a un mercantile. A quanto pare, più di 10 cannoniere Bogammer stanno per attaccare una nave mercantile. Bogammer è il nome comune dei veloci motoscafi armati dalla Guardia Rivoluzionaria Iraniana, un reparto paramilitare fondamentalista. Sapevamo che avevano dei razzi e delle mitragliatrici e che se riuscivano ad avvicinarsi abbastanza potevano attaccare e causare gravi danni. Nel 1998 l'esercito iraniano arrivò ad attaccare ogni mese fino a 13 petroliere straniere allo scopo di impedire a Saddam Hussein di esportare il petrolio iracheno. Il capitano di vascello Rogers invia un elicottero chiamato Ocean Lord per accertarsi delle intenzioni delle cannoniere. Ricevuto. Rotta su Ocean Lord.
Ocean Lord è un Sikorsky Seahawk, un elicottero bimotore da ricognizione, con funzioni antisommergibile e antinave. Trinity Sword, vi vediamo. Ci avviciniamo al Montgomery. Il pilota di Ocean Lord individua le cannoniere, ma queste non sembrano minacciose. L'elicottero però si avvicina troppo a un'imbarcazione iraniana e questa immediatamente risponde con il fuoco di contraerea. Luglio 1988. Mentre un incrociatore statunitense combatte nel Golfo Persico contro delle cannoniere iraniane, all'improvviso il suo radar intercetta un velivolo sconosciuto. È un aereo amico o nemico? Ci sono solo 7 minuti per scoprirlo. Mentre il velivolo si avvicina, la tensione aumenta. Il capitano deve prendere una difficile decisione: abbattere l'aereo o rischiare la vita del suo equipaggio. È un semplice volo a breve raggio, ma questo aereo passeggeri iraniano sta correndo un pericolo mortale. Fare fuoco con i cannoni! Il jet si avvicina a una zona di guerra dove la marina statunitense è impegnata in un combattimento. L'equipaggio è in stato di allerta. Qualunque avvicinamento è considerato una minaccia. Velivolo ancora in area. Vi state avvicinando a una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti. Si avvicina e scende a... Era un momento critico. State correndo un pericolo. Rischiavamo di morire. È a 23 chilometri. Il velivolo non risponde agli avvertimenti. L'Iran Air 655 sembra ignaro del pericolo. Nel 1988, dopo 8 anni di combattimenti, il conflitto tra Iran e Iraq è giunto a una fase di stallo. In questa guerra di logoramento, le esportazioni di petrolio rappresentano un obiettivo. Ora il controllo del Golfo Persico è soprattutto nelle mani degli Stati Uniti, che proteggono le petroliere dei paesi neutrali con oltre 30 navi da guerra. Il 3 luglio all'alba, dopo un mese di regolare pattugliamento, l'incrociatore statunitense Vincennes si dirige verso il porto del Bahrein. All'equipaggio spettano alcuni giorni di riposo e recupero. Ma mentre gli uomini attendono le vacanze del 4 luglio, il capitano di vascello Will Rogers è già in piedi e riceve dei rapporti inquietanti dai servizi segreti degli Stati Uniti riguardanti possibili azioni offensive dell'esercito iraniano durante questi giorni di festa. Pronto? Nella centrale operativa di combattimento del Vincennes, l'ufficiale di guardia ha ricevuto una comunicazione urgente da un'altra nave statunitense. Le cannoniere iraniane stanno assaltando un mercantile pakistano.